Siamo qui col presidente dell'associazione Nuovo Domani, Antonio Moschella, che ci descrive il fenomeno che si è verificato dalle ore 6 di questa mattina, 24 agosto 2013, a Fiumicino, provincia di Roma. Presidente, ci vuole descrivere il fenomeno? Veramente tutto questo è successo all'improvviso e alcuni passanti ci hanno fatto questa segnalazione. Siamo subito intervenuti sul posto a mettere in sicurezza l'area. Poi sono intervenuti tutte le forze dell'ordine, ci hanno sostenuto per cercare di coordinare anche il traffico, la gente curiosa che si avvicinava. E tuttora ancora stiamo qui a vedere l'evoluzione di questa voragine che si è creata. La profondità stimata secondo gli studi dei vulcanologi dell'ING? Hanno praticamente stimato intorno ai 10-15 metri di profondità, si sta allargando, quindi adesso si sta creando ulteriore gas. Lo vedete? Passa l'aereo. Che tipo di gas emette questo soffione, così possiamo definirlo, se non geyser con termini anglosassoni? Questo è un fenomeno che forse anche gli esperti non hanno ancora stabilito come si è creato. Tant'è vero, sono venuti e hanno detto che è un fenomeno un po' particolare. Adesso staremo a vedere quello che diranno loro. Noi, più di fare quello che stiamo facendo, non possiamo fare.